Ben ritrovati a tutti dagli studi di Torino e Canavese TV, sabato 28 di aprile. Apriamo come di consueto la nostra edizione del telegiornale con le notizie di cronaca. Potrebbe essere Diego Urgnani, di 36 anni, di Chieri, lo vedete, l'uomo scomparso nelle acque della Dora Riparia a Torino. I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa. Di Diego non si hanno notizie dal 24 di aprile. La sua auto con all'interno la sua Rottweiler è stata trovata proprio vicino al Ponte Mosca. I carabinieri poi sono stati a casa del giovane, dove hanno trovato 8 cuccioli della stessa razza. Ad oggi le ricerche nelle acque purtroppo non hanno dato alcun esito. È molto probabile che la scomparsa di Diego e l'avvistamento in acqua siano ovviamente collegati. La speranza però è che Diego invece si sia allontanato spontaneamente dopo aver posteggiato l'auto, ma che sia ancora vivo. Quindi chiunque ne avesse notizie può contattare il 112. Un incidente questa mattina, più o meno attorno alle 10:30, in località Ceretto a Cornè. Una Fiat Punto con due pensionati a bordo che scendevano dal Pette è uscita di strada in un tornante ed è finita dopo una carambola in un prato. Alla guida un uomo di 90 anni che con ogni probabilità ha perso il controllo dell'auto in discesa e al suo fianco una donna di 72 anni. I due occupanti feriti sono rimasti incastrati tra le lamiere dell'auto ed è stato necessario l'intervento dei vigili dei fuoco di Ivrea e di Cornè per estrarli. Stabilizzati dai sanitari del 118, scesi dall'elisoccorso col Verricello sul luogo dell'incidente, dove non poteva atterrare nell'elicottero del 118, né quello dei vigili del fuoco, i due sono stati caricati in ambulanza e poi successivamente sull'elicottero e portati all'ospedale CTO di Torino. Le loro condizioni sono giudicate gravi. E ancora cronaca, mandiamo a Cirié, colpi d'arma da fuoco questa notte in pieno centro. Intorno a mezzanotte, infatti, un'auto si è accostata nei pressi della pizzeria Amici per la Pizza, che tra l'altro è chiusa da qualche tempo, di via Torino, e due persone sono scese e si sarebbero messe a sparare contro la vetrata. Alla scena hanno anche assistito molti giovani che erano seduti in un locale a pochi metri di distanza. Potrebbe trattarsi di un gesto intimidatorio sul quale stanno indagando i carabinieri. A fuoco un capannone nella zona industriale di Settimo Torinese, successo attorno alle 5 di questa mattina. L'incendio si è sviluppato nel cortile di una ditta di via Raspini che si occupa del recupero di bancali in legno. Le fiamme erano visibili da alcuni chilometri di distanza. Numerose sono state le chiamate al 115. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme. Due camion e alcune pedane sono andate distrutte. Sul posto sono arrivati ovviamente anche i carabinieri e il soccorso sanitario come misura precauzionale. La situazione è sotto controllo, prosegue con le operazioni di bonifica. Il rogo purtroppo potrebbe avere origine dolosa. Sono gli stessi titolari della gioielleria La Passione per il Tempo di via Torino a Chivasso a pubblicare su Facebook un appello con una taglia di 2.000 euro per chi fornirà informazioni sui ladri che giovedì pomeriggio hanno rubato con destrezza un orologio Rolex del valore di 4.000 euro. Si tratta di un uomo e una donna, li vedete dalle immagini, con un accento inglese. Il titolare, poco dopo l'uscita dal negozio dei due, si è accorto del furto, ha visto le immagini, le ha pubblicate su Facebook e ha presentato denuncia ai carabinieri. Un incendio ieri sera nelle cantine di una palazzina di 4 piani in via Montevideo a Torino. Il fumo rapidamente ha invaso tutti gli appartamenti dove si trovavano anche 2 persone disabili. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con diversi mezzi di supporto, autoscale, hanno sgomberato tutto lo stabile portando in salvo anche i 2 disabili e poi hanno domato le fiamme. Per fortuna nessuno è rimasto né ferito né intossicato. E lasciamo questa ampia pagina di cronaca per parlare del ponte festivo. 8 milioni di italiani si sposteranno in auto. Immancabilmente però arrivano anche i rincari di benzina e di gasolio.
Brutte notizie per gli automobilisti. A causa delle quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo in crescita, l'ENI ha corretto al rialzo i prezzi del carburante, sia per la benzina sia per il gasolio, a più un centesimo. Ma non è la sola. Più alti ancora saranno i prezzi del servito, con la benzina che toccherà un prezzo medio di 1,702 euro al litro, mentre per il diesel il costo medio per il servito sarà di 1,575 euro al litro. Per quello che riguarda GPL si va da 0,630 a 0,652 euro al litro. In vista del prossimo ponte del 1° maggio, la benzina potrebbe subire ancora rincari. Questo accade proprio perché gli italiani saranno in partenza verso le località di villeggiatura. La stessa cosa d'altronde era accaduta durante il ponte di Pasqua, quando i prezzi erano saliti alla vigilia per poi tornare in discesa subito dopo. Secondo Federalberghi, saranno infatti 8 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per i ponti di primavera, spendendo mediamente per trasporto, alloggio, cibo, divertimento 358 euro, in aumento rispetto all'anno scorso, quando la spesa media era stata di 309 euro. Sarà la sicurezza sul lavoro il tema centrale della manifestazione del 1° maggio a Torino. La festa del lavoro organizzata da CGIL CISL e UIL prevede, come di consueto, il corteo che partirà da Piazza Vittorio la mattina attorno alle 9:30 per concludersi poi in Piazza San Carlo. Il comizio conclusivo a nome di tutte le organizzazioni sarà svolto da Domenico Lo Bianco, segretario generale CISL di Torino. Durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento sono stati ricordati i numeri delle vittime del lavoro, che nel 2017 in Piemonte sono state 83, di cui 31 nella provincia di Torino, a fronte delle 1029 registrate in tutto il paese. Anche quest'anno quella di Torino sarà l'unica manifestazione, nulla è previsto né in Canavese né in altre località della provincia. A Biella, dopo il ritrovo in Piazza Martiri della Libertà e il corteo per le vie cittadine, ci sarà il comizio ai giardini Zumaglini di Francesco Lograsso, segretario regionale UIL a nome di CGIL e CISL UIL. Aprirà il corteo la banda Giuseppe Verdi di Biella, che poi si esibirà anche alle 21 al Teatro Sociale Villani, e lo chiuderà la Filarmonica Cossatese. E attenzione, perché diversi commercianti della provincia di Torino, Anichelino, Moncalieri e anche in molti altri comuni limitrofi nei giorni scorsi avrebbero ricevuto delle richieste telefoniche per donare dei soldi, dei fondi a favore delle cure della piccola Beatrice, la bimba affetta da una rarissima malattia e morta a pochi mesi di distanza dalla sua mamma Stefania Fiorentino. Ma è ovviamente una truffa. I telefonisti dicono di chiamare dalla Regina Margherita di Torino. È Sara Fiorentino, la zia della piccola Bea, sulla sua pagina Facebook a precisare che si tratta di sciacalli. Quattro comuni, Castellamonte, Quornieri, Varolo e Fabria, tutti insieme per una rassegna Florarte in Canavese, che porterà i produttori locali di piante e di fiori a presentare i loro prodotti per un mese intero, a partire da domenica, a Castellamonte. Quattro comuni insieme per Florarte, la novità è che siete riusciti finalmente a fare un calendario che farete nel territorio. Certo, ed è la cosa più importante per il canavese. Credo che sia un modello che deve essere esportato a tutti i tipi di iniziative. Noi lo stiamo facendo a Castellamonte in privato, perché noi abbiamo comunque 8 frazioni. Per il prossimo anno, io per dire, vorrei fare un calendario eventi di tutte le frazioni. Questo lo abbiamo tradotto anche per quello che riguarda le città del Canavese. Quest'anno siamo 4 città: Castellamonte, Rivarolo, Quornie e Fabria, che assieme andiamo a organizzare questo tipo di manifestazione, che è appunto Florarte. Questo porta anche a dei risparmi economici, voglio dire, no? Bisogna fare sempre di necessità virtù.
oltre al fatto che questa è una cosa molto piacevole, perché comunque sia noi andremo a far ruotare un po' l'utenza su tutti i comuni, e questa è una cosa molto ma molto importante. Il mercato dei produttori agricoli nel Canavese già si è sviluppato negli ultimi 4 anni con il mercato di Campagna Amica di Cuornier, è iniziato tutto dal mercato di Campagna Amica di Cuornier, poi è stato esportato negli altri comuni, Castellamonte, Favria, Rivarolo, l'ultimo mercato appunto di Rivarolo, e abbiamo il piacere di partecipare unitamente agli altri comuni a questa manifestazione che hanno inventato, diciamo, tra comuni, che è quello di Florart in Canavese. È un mercato che c'è, quello dei fiori? Sì, quello dei fiori, gli italiani hanno sempre amato, soprattutto le nonne italiane hanno sempre amato i fiori, e i nostri produttori effettivamente sono anche di fiori, sono ben contenti che venga evidenziato in questo periodo questo, diciamo, questo aspetto della vendita anche dei fiori. L'unico appunto che mi viene da fare è che forse maggio è un mese un po' avanzato per fare tutte queste iniziative, sarebbe bello poter partire un po' prima, perché anche chi ha i giardini avrà la possibilità magari nel mese di aprile, di alla primavera, alla ripresa vegetativa, di magari piantare delle nuove piante, mentre invece a fine maggio un paio di iniziative fatte il 20 e il 27 forse un po' avanti, ma ne abbiamo già parlato con le amministrazioni, per l'anno prossimo probabilmente si anticiperanno un momentino queste iniziative. E chiudiamo parlando di sport, sono arrivati atlete ed atleti italiani, svizzeri ma anche dalla Repubblica Ceca, in gara al Palazzetto dello Sport di Rivarolo per il Trofeo Castagneri e la Coppa dell'Amicizia Verniani e Bianco, in onore ai maestri che hanno portato il karate ski in Canavese. Una iniziativa del Rembukan Karate che ha visto anche la presenza dell'assessore regionale allo sport Giovanni Maria Ferraris. A Rivarolo, per un triangolare internazionale, partiamo di qui perché lo sport cresce di livello e non è, come diciamo sempre, solo calcio. Ma è un grande sforzo organizzativo della Rembukan di Rivarolo, ma anche della Ski Italia, che con questa gara dimostra la vocazione e la capacità di organizzare eventi di natura internazionale. E a questo proposito andiamo avanti col ciclismo giovanile, con sport di alto livello, porteremo in Canavese 2 gare di campionato italiano femminile, molto interessanti perché coinvolgeranno anche le residenze sabaude, e insieme, oltre alla 6 giorni internazionale di ciclismo dove introdurremo alcune iniziative giovanili e non solo, ma degli ospiti da un altro continente, dalla Cina, avremo anche il campionato italiano giovanile su pista, una gara molto importante per il settore giovanile in Italia e da tanti anni che manca in Piemonte, questo con l'obiettivo di valorizzare anche un impianto che proprio l'anno scorso abbiamo inaugurato, ristrutturato con un importante finanziamento regionale. E poi il softball anche. E poi anche altre discipline, non ci fermiamo mai, ci saranno gli europei di softball che coinvolgeranno la loggia Avigliana, un campionato europeo che anche questo mancava all'appello da tanti anni e che grazie a Regione Piemonte si è reintrodotto, per poi andare avanti su altre discipline ancora, ci saranno i mondiali di scherma quest'inverno, la prossima stagione, e ci saranno anche altre emozioni che andremo a ripercorrere strada facendo. È tempo già un po' di fare i bilanci di questo progetto che unisce lo sport con il territorio. Qual è questo bilancio? Ma è un bilancio senza dubbio positivo, che va ovviamente incalzato, va cresciuto di eventi, ma anche di capacità di accoglienza che stiamo per la quale stiamo avendo delle ottime risposte. Questi eventi servono a richiamare l'attenzione del territorio, un territorio che può offrire tantissimo, soprattutto all'aperto, in una stagione come questa che si sta aprendo e che offre davvero tanto. Non dimentichiamo che a Ivrea ci saranno i campionati mondiali di canoa slalom e proprio in un impianto che, grazie a un accordo di programma stipulato tra Comune di Ivrea e Regione Piemonte, avrà sempre più gli occhi internazionali addosso. Quindi questo per noi è un fiore all'occhiello, vogliamo continuare così.